Buonasera da Pierpaolo Flamini, questo è Corso Zameto, Corso Moretti, siamo in diretta 24 dicembre, come sapete tutta Italia oggi è zona rossa, quindi i negozi sono chiusi, non si può uscire se non per ragioni strettamente necessarie e questa è, diciamo, la via centrale dello shopping zamettese, come vedete non deserta, ma davvero poca gente. Semi deserta. Ieri a quest'ora c'è stata probabilmente l'ultima corsa agli acquisti e ai regali di Natale. Lo scenario era ben diverso, quindi questo è un 24 dicembre, ovviamente all'insegna delle restrizioni del Covid, e c'è poca gente in giro. Qui ce n'è un po' di più qui in pieno centro, ma in giro per Samento ce n'è davvero molto 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 poca. Sarà così nei prossimi giorni fino al 27 dicembre, poi il calendario sarà un po' arancione, un po' rosso fino al 6 gennaio. Questa è giusto una testimonianza ulteriore rispetto a quelle fatte in questi mesi, in questo 2020 davvero complicato per questa emergenza mondiale. Abbiamo registrato diversi documenti video anche nel Piceno e da Samento per testimoniare un po' per il futuro qual è stata la situazione anche nella nostra città, e questo è la vigilia di Natale a Sameto del Tronto. Questa è la via che porta poi verso la stazione. C'è anche qui la libreria che, come vedete, è uno dei pochi negozi che può restare aperto, ma dentro ci sono poche persone. Ieri era ben diverso per l'afflusso per il regalo classico di Natale in libro, oggi è quasi deserta. Ad ogni modo, vi saluto anche io personalmente da tutta la redazione. Cari auguri di un felice Natale, ecco qui approfittiamo perché c'è un passaggio della polizia locale che passa per controllare. Comunque la situazione ci sembra davvero sotto controllo, non ci sono assembramenti di sorta, c'è un'autodisciplina molto molto diffusa. Caro saluto e buon Natale a tutti.